Buongiorno e bentornati anche per questa settimana al Due Ruote TG. Iniziamo con un test davvero particolare. Abbiamo preso il Fantic Caballero 500 e il Fantic Caballero 700 e li abbiamo messi nella giungla urbana. Vediamo com'è andata. Andiamo poi sull'isola di Manco Matteo Velano che ha provato per noi i Metzeler Roadtec 02. Infine parliamo di attualità e vediamo tutte le novità in arrivo sul fronte del Telepass. Città, vita di tutti i giorni, bisogna avere le scarpe giuste per affrontare ogni tipo di cammino, così proprio come le nostre moto. Oggi abbiamo preso due scrambler dure e pure, le Caballero 500 e 700, diverse per numeri, per numero di cilindri, diverse nell'anima, diverse anche un po' nello spirito, e le abbiamo portate nel terreno più difficile, quello della vita quotidiana, quella della vita di città, dove tra rotaie, pavé e tutte le insidie che si nascondono tra le mura urbane, beh, è davvero difficile muoversi, quasi più che nei sentieri. Caballero è un nome che dagli anni 70 echeggia nella mente degli appassionati. Prima erano moto da regolarità, da enduro, che gareggiavano e che hanno fatto crescere migliaia di appassionati dai 14 anni in su. Adesso la storia è un po' cambiata, c'è ancora una gamma completa che va dalle 125 alle 700 per accontentare tutti, ma il fulcro della famiglia sono proprio queste due, 500 e 700. Con me, esperto della città, della mobilità urbana e delle insidie urbane, il collega Marco Gentili. Marco, che moto abbiamo davanti? Beh, allora Fede, come dicevi te, abbiamo, come dire, la quintessenza della Grammar Scrambler. Qui abbiamo la 500, che è stata la capostipite e la prima ad arrivare in assoluto. Qui nella versione deluxe gli aggiornamenti tecnici sono minimi rispetto alla precedente serie 500. Dal punto di vista ciclistico registriamo soltanto un nuovo forcellone più leggero. Dal punto di vista invece tecnico e funzionale abbiamo un nuovo display più grande, più ricco di illuminazione, con connessione Bluetooth e poi un'illuminazione a LED decisamente più ricca, che coinvolge fari e frecce. Mentre per quanto riguarda questa moto qui, che è la Caballero 700, è una moto sostanzialmente nuova, perché l'abbiamo vista nei primi esemplari l'anno scorso e adesso arriva in versione, come dire, di serie e in maggior numero di esemplari sul mercato. Beh, la differenza sostanziale rispetto alla 500, che è un monocilindrico, riguarda il motore. Qui è un bicilindrico tostissimo, è il CP2 che montano anche le Yamaha della stessa cilindrata. Per quanto riguarda i cavalli, sulla 500 ne abbiamo ben 74, mentre sulla 500 ne abbiamo 40. Quello di Yamaha non è stata una semplice donazione, perché Fantic sulla 700 ha lavorato tanto per ottimizzare ancora di più quello che è il rendimento del CP2, quindi un sistema di aspirazione studiato ad hoc, mappature motore anche quelle ottimizzate per un uso quotidiano e anche lo scarico, quindi il carattere rimane quello di un motore pronto, ricco di coppia sotto, molto generoso, però con delle caratteristiche tutte sue. Allora Marco, dicevo che l'abbiamo portata in città e tu sei un po' il nostro esperto della quotidianità e della mobilità di tutti i giorni. Perché in città dunque? Beh, perché sembra facile, dicevamo, queste moto qui uno se le immagina sulle strade bianche, no? Su dei percorsi leggermente off-road. Però in realtà la città è il luogo migliore dove testare questo tipo di mezzi, perché con l'asfalto di Milano, con le rotaie che abbiamo, con il pavé, con i lastroni, insomma, queste moto qui vengono messe duramente alla prova. Dobbiamo veramente capire come vanno. E allora, nel traffico di una Milano intrisa nella sua Design Week, quindi la settimana più attesa dell'anno, più movimentata, più trafficata, più complessa e più viva, noi entriamo dentro con le nostre due moto. Restate con noi. Partiamo! Allora, inizio del nostro viaggio a bordo della Caballero 700 con motore CP2. La mettiamo alla prova sul tessuto più difficile, la città. Come vedete, pavé, rotaie del tram. Motore CP2 che è stato pesantemente rivisto dai tecnici Fantic, con aspirazione e scarico completamente nuovi e un mappatura motore appunto pensata ad hoc. Quello che rimane subito percepibile già dai primi chilometri, soprattutto io ho recentemente provato proprio una Tenere 700 con questo motore, è una maggiore dolcezza ai regimi bassi. Non manca quella grinta tipica di questo motore che si fa forte di una grande coppia, però la morbidezza di risposta alle minime aperture è ottima.
Così come ottima anche la precisione del comando del gas, che è morbido, è veloce, è rapido, però non ha punti fermi, non ha gioco morto all'inizio e quindi sembra proprio di sentire il motore in mano. Dai primi chilometri, dai primi semafori, dal primo traffico non mi ha particolarmente convinto la frizione, perché è sì morbida ma ha molto poco gioco, molto poco movimento, quindi rimane piuttosto brusca nell'attacco. Bene invece la frenata, che è modulabile, abbastanza potente, anche qui si può andare a regolare la distanza della leva, che è una cosa molto molto pratica, ma l'attacco, il mordente è buono e molto modulabile già da subito. Strumentazione abbastanza visibile, inclinata, un po' lontana, però anche in questo caso con questa luce un po' particolare di prima mattina risulta abbastanza visibile, rimane un po' in ombra se volete proprio dalla posizione del pilota, però insomma si riesce a vedere. Posizione in sella accomodante già da subito, serbatoio abbastanza stretto, non strettissimo sui fianchi, però non dà fastidio almeno nella guida da seduti, è abbastanza piatta così come la sella, che ha un'imbottitura piuttosto risicata, insomma anche sul pavé trasmette tutto quello che avviene sotto le ruote. Le sospensioni lavorano abbastanza bene, ma adesso vedremo affrontando altre buche, altre situazioni, se il comportamento rimane lineare e positivo in tutte le condizioni di utilizzo, ma questi primi chilometri, questo primo attacco in questa dura prova che è la quotidianità, la Caballero 700 è promossa. E allora, impressioni a caldo, sono saltato dalla 700 alla 500 subito per capire quali sono le differenze e in verità la scheda tecnica le racconta già quasi tutte. Ovviamente c'è un peso molto differente, quello che la scheda tecnica non dice è la differenza della posizione in sella. La 700 è più naked, è più seduta sul posteriore, la posizione è più piatta, invece la 500 risulta quasi più off, più enduro o più scrambler, quindi una posizione più rialzata, un piano di seduta leggermente inclinato verso davanti piuttosto che invece coricato dietro, e poi ovviamente si sente la differenza di peso, si sente soprattutto sull'avantreno, che è sveltissimo e agile senza per questo essere meno preciso sulle buche e sulle imperfezioni. Dà una bella sensazione di controllo proprio grazie al manubrio largo e vicino, ben orientato, quindi anche qui abbiamo una piega leggermente orientata verso il pilota, manubrio diverso, abbiamo il traversino, insomma c'è uno spirito più scrambler, più off-road, ma grande sensazione di controllo. Il monocilindrico ha una bella erogazione, piena, pronta. Adesso sono a poco più di 30 all'ora in quarta, non ci sono scuotimenti, non c'è rumore di trasmissione, non ci sono imperfezioni, il contagiri dice che sono intorno ai 3000 giri e una bella elasticità. Il cambio invece non mi convince del tutto, nel senso che la leva, il selettore ha pochissima corsa, è un po' contrastato, è un po' duro e anche in questo caso la leva della frizione ha poco gioco, quindi l'attacco è molto on off, non c'è invece on off sul comando dell'acceleratore, che è bello preciso. Chiaramente le risposte sono molto differenti rispetto alla 700, ci sono meno cavalli, c'è meno coppia, però anche in questo caso si ha un contatto davvero molto diretto col monocilindrico. Rumorosità gradevole, silenziosità meccanica è molto buona, il timbro alla voce allo scarico ha una sua personalità da monocilindrico ovviamente, però non troppo invadente, non troppo insistente, e quel bel pof pof, quel bello stantuffare tipico dei monocilindrici se volete di un tempo. Molto precisa anche al minimo, difficile trovare il folle. Allora, la moto ha pochissimi chilometri, c'è stata consegnata nuova, stiamo rodandola adesso e quindi sicuramente tutto va un po' amalgamato, va tutto un po' usato, però il cambio in questo momento mi sembra che abbia del buon margine di miglioramento. Sospensioni qui sul pavé piuttosto secche nelle risposte, c'è un buon assorbimento dal posteriore dato anche dal pneumatico barra 80 in luogo del barra 70 della 700, assorbe
assorbe più, se volete, il pneumatico che non le sospensioni. Sono abbastanza rigide, c'è una frenatura importante sia sul ritorno che sull'andata, diciamo, soprattutto da parte del mono. Partenza in seconda, si può giocare un po' con la frizione, nessun problema. Frenata, anche in questo caso si capisce che la moto a pochi chilometri non è molto incisiva. Un pelino più di aggressività non guasterebbe. Bisogna però vedere poi con l'uso se appunto il rodaggio di dischi e di pastiglie, il lavorare in simbiosi di questi due elementi, possa migliorare questo componente. Fuori dal pavé si torna a respirare un po' anche il motore. Rimane comunque difficoltosa la ricerca del folle, il cambio è piuttosto duro, la frizione è brusca. Niente, la ricerca del folle è davvero davvero complessa. Sicuramente la moto va un po' rodata, probabilmente il primo tagliando, il primo cambio d'olio può fare bene, ma per ora, per onestà dei fatti, rimane un buon margine di miglioramento sul cambio. Adesso tocca a me, vediamo un pochino come vanno queste Caballero. Io sono abituato a viaggiare soprattutto in scooter, anche perché per motivi redazionali e di lavoro è quello il genere di mezzi che provo, faccio tanta città. Vediamo un po' se questa moto, in questo caso sono partito dalla 700, si comporta meglio dello scooter. Beh, qui la strada è molto liscia e regolare, quindi sostanzialmente non trovo particolari differenze chiaramente rispetto a un maxi o a uno scooter tradizionale, a parte ovviamente la posizione in sella. Adesso però incominciamo a vedere le prime rotaie, e poi io voglio fare questo test su una delle strade, a mio avviso, con l'asfalto, anzi la pavimentazione peggiore di Milano. Noi siamo in zona Navigli, adesso andremo dalle parti di via Gorizia e ci sarà veramente da divertirsi. Beh, allora, per quanto riguarda la maneggevolezza nel traffico, praticamente avere una Caballero è come avere un ottimo maxi per certi versi. Comunque c'è un po' di massa da spostare, però comunque c'è tanto raggio di sterzo. Ecco, questo è un vantaggio molto grosso. Chiaramente il feeling che ti dà una moto in città è superiore a quello che ti può dare uno scooter, cioè la frenata, il trasferimento di pesi soprattutto sull'anteriore mi piace. Ecco, devo dire che l'unica cosa che gli manca rispetto a uno scooter per la mobilità urbana è un sottosella, perché altrimenti risulta veramente completa. Forse un po' pesantina la frizione sul lungo andare, insomma, per chi è abituato a lavorare con mezzi sempre col variatore, a lungo andare la frizione può diventare un po' un handicap. Però adesso affrontiamo un percorso accidentato. Ecco, prime rotaie, praticamente è come andare su un tappeto volante. Fossi stato con qualunque scooter avrei avuto già le prime botte al coccige. Sì, vabbè, chiaramente diciamo una cosa che è abbastanza ovvia, però non esiste scooter maxi o mini che ci sia che possa competere con qualunque moto dal punto di vista della ciclistica, a maggior ragione con una moto come questa, che si capisce che è studiata e nata per affrontare anche percorsi un po' accidentati. Poi chiaramente Federico, io non so che cosa ha detto prima, però posso immaginare che essendo lui più un motociclista di me sarà stato più sensibile nelle sue valutazioni. Ecco, qui praticamente altro che strada bianca, è il vero percorso accidentato che si può fare. Basta che guardiamo la condizione di questa pavimentazione, lastre sollevate, le rotaie a vista, anzi a rilievo soprattutto. Beh, il comportamento della moto è eccezionale, veramente ha una grandissima resa. Insomma, la 700 dimostra veramente di essere un burro, anche trasmette pochissime vibrazioni. È una passeggiata di salute affrontare la città con questi mezzi. Poi anche il cambio lo trovo comunque buono, valido, non impegnativo da utilizzare. Adesso facciamo una manovra stretta per capire come funziona. Beh sì, il raggio di sterzo è notevolissimo, è davvero meglio di uno scooter, non c'è paragone. Cambio, Marco? Sì, è il momento. Devo ammettere che la 125 sul pavé a velocità leggermente più sostenuta, insomma, le sospensioni sono belle dure. Sono dure sulla 500. Io la 700 l'ho trovata ottima, devo dire. Io la 500 qua sul pavé, percorso a velocità leggermente più alta, qualche rimbalzino di troppo e tanta frenatura. Insomma, una taratura un po' più morbida non mi avrebbe infastidita. Però adesso proviamo a darci il cambio e vediamo come va. Vai.
Ora sono un po' influenzato da quello che mi ha detto Fede, dice che questa è un po' più dura della 700, ma sarà. Io ripeto, per quanto riguarda la mobilità urbana sono sempre abituato al discorso legato allo scooter o al maxi scooter. Che cosa possiamo notare? Beh, mi piace di più della 700 rispetto alla 700 la posizione di guida, manubrio più rialzato, questo mi piace molto. È più intuitivo, ti fa sentire proprio dentro la moto. Beh sì, il cambio è un po' più duro rispetto alla 700, onestamente, però mi piace un po' di più la frizione, un po' più di escursione. Sì, devo dire che ecco, in questo caso la posteriore è un po' più duretto, ecco. Comunque meglio di moltissimi maxi in circolazione, però abbastanza duro. Sì, devo dire che nel complesso si balla un po', mi piace come frena, diciamo che con una superficie come questa sarebbe quasi bella da guidare in piedi sulle pedane, però nel complesso mi piace di più la 700, anche se devo dire che la 700 è più pesante, bisognerebbe fare un mix delle due cose, ci vorrebbe questa maneggevolezza e la ciclistica, le sospensioni della 700, però chiaramente non possiamo avere la moglie ubriaca e la botte piena. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro giro in città con le due Caballero. A mio avviso, esperimento perfettamente riuscito. Non so che cos'è, comunque la maneggevolezza di questi mezzi in città, almeno rispetto a un mezzo di mobilità urbana tradizionale, vince in maniera totale. Ripeto, chissà che cos'è la ciclistica, anche le gomme che hanno, perché queste Scorpion Rally STR che equipaggiano entrambi i modelli di serie funzionano alla perfezione su tutte le asperità che abbiamo trovato. Però vorrei anche un consiglio da parte di Fede. Tu invece, Fede, come hai trovato questo esperimento urbano con il Caballero? Allora, esperimento urbano riuscito. Sono moto che sono destinate anche a uscire ovviamente dalla cerchia delle città, però verranno utilizzate prevalentemente proprio su questi fondi sconnessi che abbiamo trovato oggi. E quindi si sono rilevate due ottime alternative a quella che è appunto può essere lo scooter, se non altri mezzi di trasporto, perché danno, come tutte le moto, quella sensazione di sicurezza in più data appunto dalla maneggevolezza, da telaie da ciclistiche molto sofisticate e molto riuscite. Differenze? Beh, allora, se devo eleggere, per l'uso che ne abbiamo fatto finora, una compagna ideale, sceglierei la Caballero 700. Perché? Perché il motore è estremamente dolce rispetto al CP2 da cui deriva Fantic, ha anche aggiunto il controllo di trazione. È un motore estremamente dolce con un cambio morbido, ben rapportato, molto molto elastico, puoi viaggiare in terza e quarta marcia a velocità ridotte con un filo di gas, con questa connessione quasi perfetta tra manopola dell'acceleratore e potenza erogata e coppia erogata dal propulsore. Belle anche le sospensioni che rispetto alla 500 assorbono meglio, risultano più confortevoli. La 500 mi è piaciuta molto per il peso ridotto e per quella grande maneggevolezza, quel grande sterzo che ti permette di fare un po' di slalom in sicurezza tra le auto con una sensazione di padronanza pressoché assoluta. Mi hanno un po' convinto meno proprio le sospensioni, che sono tendenzialmente un po' rigide, e il cambio. L'ho detto, la moto ha pochissimi chilometri, quindi sicuramente va rodato, però nella situazione attuale è piuttosto ruvido. Anche la frizione su tutte e due, secondo me ci sono dei margini di miglioramento, perché la leva della frizione ha poco gioco, ha poca corsa e quindi risulta non molto modulabile. Sono moto che poi conquistano anche dal punto di vista estetico, perché Fantic è riuscita a giocare con degli stilemi, con delle caratteristiche, con delle linee senza tempo, però aggiungendo quel tocco di modernità. Si apprezza su entrambi quei dettagli, e non sono pochi, di alluminio lavorato dal pieno, come soprattutto la struttura qua finale del telaio, questa piastra che abbraccia il motore nella parte posteriore e che va appunto a essere sostegno per le pedane. Molto belle le piastre di sterzo. Fantic ha giocato bene anche coi colori e con i dettagli. La 500 ha un nuovo fanale full LED molto bello, piatto, schiacciato, che rende la moto molto molto corta. L'impatto è quello anche visivo di una moto corta, alta, snella, leggera, che mescola sapientemente appunto elementi antichi e moderni. Il serbatoio è vagamente a goccia, però riesce a essere piatto, non sviluppato verso l'alto, quindi alleggerisce la moto. Il motore, il monocilindrico, è curato nei dettagli, non ci sono cablaggi, non ci sono fili a vista, è tutto ben costruito, ben amalgamato. Doppio scarico con doppio silenziatore
motore alto costruito da Arrow, che è ormai una firma estetica di questa moto, bella, tabelle portanumero avvolgenti che fungono anche un po' da paracalore, il forcellone è nuovo ed è anche questo molto bello, snello, piuttosto lungo, disco wave posteriore e anteriore, cerchi a raggi, insomma un caratteristica estetica, una linea veramente molto riuscita. La stessa cosa si può dire della 700, che però a mio avviso ha un po' meno carattere, perché riesce a essere più naked, se volete, non ha uno spirito, una linea, una definizione meno centrata, meno legata al passato. La seduta è più piatta, non c'è maggior sviluppo, maggiore centralizzazione delle masse in questa zona, quindi il posteriore è meno snello, anche qui troviamo il doppio scarico Arrow molto bello, le piastre CNC, però è forse un po' piena. Ecco, da quelle che sono le caratteristiche estetiche poi si vanno a riflettere su quello che è il comportamento vero delle moto, su questa che ha Scrambler di nome più che di fatto, perché di fatto è una naked molto molto comoda e molto maneggevole. Questa invece è una Scrambler vera, quindi adatta a fare anche un po' di sterrato in più. Poi chiaramente Fantic ha segmentato la famiglia per andare a evidenziare quelle che sono le caratteristiche estetiche e di comportamento delle moto con i vari modelli, che vanno poi a determinare una gamma piuttosto ampia per cercare di trovare quella che è la moto secondo le proprie esigenze. Queste due, la 500 Deluxe e la 700 base, secondo me si adattano molto molto bene a quello che è l'utilizzo appunto di tutti i giorni. Sono perfettamente d'accordo, però resta un elemento fondamentale di cui non abbiamo ancora parlato, Fede, ovvero quello dei prezzi. Quanto costano, tu lo sai? Secondo me lo sai meglio tu. Allora, partiamo dalla più grande. Caballero 700 costa 9.990 euro, chiave in mano è poco più di 10.000. Il prezzo scende decisamente invece quando si va a parlare della 500, nella fattispecie siamo a 7.040 euro franco concessionario. Beh, adesso svegliamo anche un'altra cosa. Abbiamo fatto ovviamente anche un po' di curve e anche un po' di guidato, e quelle che sono le sensazioni che erano emerse in città sono venute fuori anche nella guida, quella un po' più sportiveggiante. Decisamente. Allora, chiaramente molto carattere, molta precisione di guida, belle sospensioni, bella frenata, bel cambio, bel motore per la 700. Chiaramente qui è tutto edulcorato, però è un ottimo mezzo per avvicinarsi senza confini e senza limiti, anzi col limite della patente, al mondo delle moto. Beh, naked, vestita da scrambler, scrambler pura, scegliete voi. Ormai il segmento delle sport tour ha raggiunto livelli di performance molto elevati. Non a caso il pilota è alla ricerca di maggiore versatilità tra guida turistica e guida sportiva. Prestazioni elevate unite ad un'elettronica sempre più personalizzabile necessitano però di pneumatici all'avanguardia, capaci di adattarsi ad ogni situazione. Ed eccoci qua quindi con le nuove Metzeler Rotec 02, un concetto di gomma nuovo, adattivo. Cosa significa? Che si va ad adattare in base alle esigenze del pilota. Un pneumatico versatile quindi, sia per la guida turistica che per la guida più veloce. Il profilo rimane da sport touring, contiene in tessuto ad alta rigidità, cintura d'acciaio a 0 gradi ed una spalla in full silica che promette maggiore maneggevolezza e silenziosità alla guida. Un feedback più immediato della gomma rispetto alle precedenti Rotec 01. 1SE, oltre che ad un lato più green, circa il 40% di materiale di costruzione e a basso impatto ambientale. Un'idea di gomma completamente rivista, che Metzeler definisce come super sport touring, unendo l'efficacia del pneumatico da turismo alle prestazioni di quello sportivo. Il battistrada ha un concetto rivoluzionario chiamato Dynatrend, ovvero un sistema di intagli adattivi. Nel momento in cui si inizia la guida veloce, questi intagli vanno a stringersi, aumentando il grip e la stabilità alle alte velocità. Il disegno della gomma offre quindi, durante una guida turistica, i comfort e l'utilità delle classiche sport touring, handling dolce e morbido ed un'elevata evacuazione dell'acqua in caso di maltempo. Al restringersi dei solchi, invece, si ha una maggiore superficie sull'asfalto e di conseguenza più tenuta, che permettono di poter alzare il ritmo in sicurezza, percependo all'avantreno un feedback da sportiva, rapido nello scendere in piega e stabile sui cambi di direzione. L'abbiamo testato qui sulle strade dell'isola di Man, strade che sono molto variegate tra loro. Il pneumatico si è dimostrato da subito confidenziale e permissivo. Rispetto alle Rotec 01 abbiamo avuto maggiore stabilità durante la guida veloce.
Una temperatura di warm-up ridotta, un'ottima capacità di assorbire l'asperità durante la guida ed il feeling dolce e comunicativo tipico delle Touring Metzeler. Forzando il ritmo si percepisce l'indole sportiva della gomma, precisa, comunicativa e con maggiore grip su tutte le fasi di curva, e nonostante diversi tipi di moto messi alla prova, il nuovo sistema Dynatread delle Rotec 02 emerge durante la guida veloce, rendendole così adattabili anche a crossover e dalle più maneggevoli naked. A fine giornata però è arrivata la pioggia. Nonostante questo, il grip è rimasto ideale, il feeling è rimasto molto positivo e maggiore rispetto alla vecchia versione. Avendole testate in diversi scenari, possiamo confermare la riuscita di queste nuove Metzeler Rotec 02, una gomma veramente in grado di adattarsi ad ogni stile di guida, offrendo sicurezza e stabilità non solo in diverse condizioni meteorologiche, ma anche quando si richiede un profilo più performante, mantenendo comunque il suo DNA da sport touring. Rincari in vista sul fronte del noleggio del Telepass. Dal 1 luglio infatti l'apparecchio che utilizziamo per i pedaggi autostradali ma anche per altri servizi come ad esempio l'ingresso nei centri cittadini subirà un notevole rincaro. Infatti nel formato Family, nell'abbonamento Family che diventerà poi abbonamento base, il canone mensile passerà da 1,83€ a 3,90€. Tutto questo però a fronte di una serie di servizi aggiuntivi che completeranno l'offerta Telepass per il consumatore. Rincari decisamente più contenuti per quanto riguarda il canone Plus, che passerà da 3€ a 3,90€, e questa cifra resterà bloccata fino al dicembre 2025. Sono proprio previste delle novità sul fronte del Telepass, infatti entrerà in vigore anche l'abbonamento Pay Per Use. In sostanza si pagherà un canone molto limitato per usare un servizio su base giornaliera. E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine del nostro TG. Ricordate di lasciare un like se la puntata vi è piaciuta o di scrivere qua sotto un commento se avete qualcosa da chiederci. E mi raccomando, per non perdere nessuna delle novità del mondo due ruote c'è soltanto la soluzione. Attivate le notifiche e seguiteci su tutti i nostri canali social.